sistema locale quando è stato ridotto dopo l'intervento dal 2 aprile 2006-2003 da parte del comandante dei vigili urbani di Anzio e del vice sindaco di Anzio, Patrizio Placidi. Questo era il centro sociale per bambini a Zebau Giugno. Ecco come è ridotto questa fascia. Perché forma la fascia? Perché c'è questa fascia? Lasciamo poi questa fascia. Stiamo dicendo, ecco come è stato ridotto. Località Zebao Giovani, che tanto mi ero interessato a portare avanti per i bambini, centro sociale per bambini e giornalino. Eccolo come è stato ridotto. Questa è proprietà comunale, la parte della proprietà comunale del comune di Anzio. Io per anni dal 98 ho creato un centro sociale per bambini. Ho lavorato tanto creare un centro per non fare stare in mezzo strada i bambini, dargli qualcosa di nuovo. Grazie all'intervento del vice sindaco di Anzio, Patrizio Placidi, e del comandante dei vigili urbani di Anzio, Samuele Carannandi, con fratello pluripregiudicato per furto e droga, ecco come vengono tenuti i conservati locali del comune di Anzio, anche perché poi dopo di ciò, dopo queste distruzioni, fanno intervenire ditte compiacenti del sindaco, del vice sindaco e via dicendo, che fanno i lavori, guadagnano, giustamente. Qui sono tutti estintori che la banda dei delinquenti, che il proprietario ormai fissa di questo locale, prelevano durante la notte dai palazzi sottostanti, adiacenti al centro sociale per bambini, e si divertono a sfasciarli e distruggerli. Come si può vedere anche dal giornale, oggi è 28 settembre 2006, dal 2 aprile 2003, ecco come è ridotto il locale che era buonissimo stato, conservato, ben tenuto, anche se dal 98 mi hanno dato addosso, hanno cominciato a distruggere il locale, io ho cercato di ripararlo. Questi sono altri due locali che hanno sempre prelevato corrente gratis dal comune di Anzio, paga il comune di Anzio con il beneplacito dell'amministrazione, specialmente del signor Placido, vice sindaco di Anzio. Mentre invece questo locale sono stato anche registrato sotto processo per 3 anni e mezzo, dicendo che rubavo la corrente al comune, mentre invece ero legalmente autorizzato. Quest'altro locale invece è un centro sociale per anziani, è stato già distrutto e ristrutturato 3 volte perché faceva comodo a chi di competenza a far lavorare la ditta compiacente, quindi era giusto distruggerla, farla distruggere la solita banda che presidia fisso ormai questa zona, farla distruggere in modo che potevano ricostruire da capo tutto quanto. Così come erano i locali prima, in buono stato.
viva Patrizio Placidi e l'amministrazione di Anzio, che difendi degli Luvetti. Questo è il lucchetto che ha messo il comune di Anzio quando hanno tagliato i lucchetti del locale che avevo io. E quella è rimasta ancora la scritta del centro sociale per bambini, il giornalino Tazebao Giovani, così come è ridotto adesso. C'è ancora lo stemma del gruppo di protezione civile comunale. Tutti i danni che dovrebbero essere addebitati al signor Placidi e Samuele Grannante. Speriamo che sia stata abbastanza chiara la ripresa.